con la loro musica solo ed esclusivamente dal vivo raccontano i più grandi successi della storia del rock dagli anni 70 ad oggi. Amano coinvolgere il pubblico con un'enorme energia, lasciando a chi li ascolta un piacevole impatto. Gli Echo Overtime. Siamo in compagnia degli Echo Overtime. Innanzitutto, che cosa significa questo nome? Beh, la Echo Overtime nasce come progetto di musica cover più o meno 15 anni fa e abbiamo voluto dare questa impronta per dare un po' l'eco di quello che è successo prima di noi e di quello che succederà dopo di noi. Perciò è una parola che vuol dire tutto, non vuol dire niente, ma che racchiude in se stesso il significato di quello che facciamo. Cover rivisitate dagli anni 70 fino al 2000, che è il periodo di maggior gusto musicale. Musica rock. Noi facciamo tutto rock, sì. Facciamo tutto rock e qualcosa di metal. La buona musica che ci ha fatto crescere così belli, diciamo. A parte lui, non è vero. Una musica che trasmette tanta energia a coloro che vi ascoltano. Sì, tanta energia perché nel periodo in cui viviamo noi oggi c'è bisogno di dare una svolta energetica, soprattutto di dare una svolta, perché la musica continua a essere di un piattume unico. Perciò, comunque sia, aiutare le nuove generazioni facendole riascoltare i brani più vecchi, una chiave un pochino più moderna può essere un'arma per poter rifar innamorare i ragazzi della musica. Noi vi abbiamo conosciuti qui per il secondo anno a Carnevale di Fano, ma non è l'unico luogo ovviamente in cui suonate. No, noi giriamo da tanti anni, 15 anni se non di più, abbiamo fatto tournée in giro anche in Europa, Repubblica Ceca, Lituania, Lettonia, eccetera. Giriamo l'Italia in tutta la sua forma, la sua dimensione, proprio perché uno, prima di tutto, ci stiamo bene insieme. Ci piace condividere questa grossa passione che è la musica, l'abbiamo trasformata in un lavoro e soprattutto ci nutriamo dell'energia che ci viene ridata dal pubblico, perciò perché smettere? Ci presenti i suoi componenti? Io presento il fonico, perché se non ci fosse lui dietro le cose non verrebbero. Ed è Flavio, ed è stato per noi un grandissimo incontro, un grandissimo tassello. Poi, vabbè, Nicola Spandolfi, chitarra, solista, uno degli astri, secondo me, ormai consolidati della chitarra in tutta la provincia, in tutte le Marche. Lo conosco quando era così. Vabbè, lui è una fine. Lui è da Cesena, il grande Michele Greg Maraldi, braccio armato, nonché bassista. Grandissima persona, grandissimo personaggio e nonché grandissimo musicista. E poi abbiamo padrone di casa, Andrea Furlani, detto il Doc. Senza di lui e la sua splendida voce non potremmo essere qui, soprattutto perché si sbatte non solo come cantante ma per rendere lo spettacolo sempre più avvincente. Poi per ultimo ci sono io, sono Federico Fazzi. I prossimi progetti musicali? Stiamo per lanciarci con un pacchetto abbastanza esclusivo per essere presenti in tutte le piazze d'Italia con il progetto Echo Overtime, quindi musica legata a immagini, videoproiezioni e soprattutto per far passare alla gente un'ora e mezza di sano rock e di sana storia della musica, di sano divertimento. Com'è possibile contattarvi? Guarda, ci potete trovare su tutte le piattaforme social, Instagram, Facebook, eccetera. Basta che scrivete Echo Overtime e ci siamo solo noi. Allora fateci sentire questo sano rock. Perfetto, ci vediamo in mezzo alla mischia.